Se il mio piano funziona, sarò milionario. Sapevo che saresti caduto nella mia trappola. Isadora! Isadora, torna indietro! Isadora! Oh mio Dio, devo essere io in questa casa. È pesante. In arrivo! In arrivo! In arrivo! Ciao, cognata. È bello averti qui. Oh, che bello, cognata, vedere anche te. Sapendo del suo incidente, ho deciso di venire a trovarla. Cognata, sono persino migliorata, ma i medici mi hanno detto che potrei tornare a camminare. Mio Dio, non camminare mai più. Cognata, come stai? Davvero, cognata? Va bene, è solo che la mia unica speranza, l'unica cosa che mi rimane è di stare bene con la mia famiglia. Grazie a Dio, Gabriel è l'amore della mia bambina. Sono felice per voi, ma per aiutarvi vi ho portato questo. Per aiutarvi, questi soldi provengono dai risparmi che ho da anni. Sai cosa voglio di più dalla situazione che stai vivendo? Tienilo per te, credo che tu lo meriti più di me. Cognata, grazie mille. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Io e mio marito ti vogliamo molto bene e voglio vederti presto in forma. Ma vedo che sei in buone mani, vero? Grande azienda. Allora, cognata, se ho bisogno di qualcosa te lo farò sapere, ok? Qualsiasi cosa vi serva potete contare su di me. Ora vado, ho le pentole sul piano cottura. Ciao, vedi? Ciao, cognata. Grazie. Isadora, dimmi ora, cosa stai nascondendo lì? Oh, non sto nascondendo nulla, Eduarda. Stai nascondendo qualcosa? Dammelo, dammelo subito. Eduarda, sul serio, non è niente, non è niente. Portatemi subito il cellulare. So che sei con lui. Dammelo, moccioso. Il cellulare, restituiscilo. Cosa? Te li restituirò come se li avessi presi tutti, vero, moccioso? Dammi subito il tuo cellulare o dirò a mio padre che stai con lui solo per i soldi e che sei una bugiarda. Sono un bugiardo? Perché sai camminare e hai mentito per tutto questo tempo a mio padre e ai miei zii. E ha avuto ancora il coraggio di prendere i loro soldi. Vergogna. Ah, poverina. Ho preso i loro soldi. E sapete cosa ne farò? Comprerò tante cose belle e gustose. Comprerò auto di lusso. Tutto quello che voglio. Non sarebbe imbarazzante? Essere la tua mamma. Nessuno si vergogna di essere sua figlia. E mostrerò questo tuo video a mio padre. E pensi che ti ridarò il telefono? Pensi che io sia stupido o cosa? Ah, ma va bene così. Troverò un modo per recuperare questo cellulare e mostrerò il video a mio padre. A cosa pensi che crederà? L'amore della sua vita? O la mia bellissima figlia Shusha? Non voglio che mi creda. Papà! Papà! Amore, cosa c'è che non va? Aiutatemi! Per favore, aiutatemi! Papà! Papà! Amore, cos'è successo, amore? Ma lo adora! Si è ingelosita ed è saltata giù dalla mia sedia! Papà, è tutta una bugia! Si è buttata a terra e ha afferrato il mio cellulare! Che bugiardo, amore! Hai creduto a lei invece che a me? Amore mio, si è arrabbiata perché l'ho messa in punizione e le ho preso il cellulare. No, non sono stato io, papà! Tesoro, l'hai fatto davvero a tua madre? È inaccettabile, Isadora! Devi rispettarla! Non è mia madre! E papà? Niente! Papà, niente! Isadora, questo non succederà più! Adesso ti scuserai con lei! Ora, Isadora! No, non ci vado! Isadora, non lo accetto! Scusatevi subito con lei! Non ho intenzione di scusarmi! Era mia madre che doveva essere qui e tu lo sai! Ora dimenticatevi di me! Isadora! Isadora! Amore, sono una ragazza bella e viziata! Amore, sai cosa? Vado lì, vado a parlarle. Ecco a te, Gabriel. Sta solo facendo una scenata. Tornerà presto qui. Vado a parlarle, ma prima ti aiuto ad alzarti, ok? Perché le mie gambe non funzionano? Sì, amore. Amore, sta solo attraversando un momento difficile, ok? Anche lei ne capisce un po'. Amore, ha appena perso la mamma. È difficile anche per lei. Ah, che bello, amore. Vai avanti. Ed è mia figlia, amore. Non posso lasciarla andare, ok? Ci vado e torno subito. Non posso permettere che quella bambina si metta in mezzo. Ma ho una grande idea. Sta per vedermi. Perdonatemi se sono spesso assente in questi giorni. Non mi assenterò mai più in questo modo.
Sono passati solo pochi giorni. In questi giorni è in un altro. Sarò sempre al tuo fianco e mio padre ha finito per incontrare un'altra donna. E le vuole molto bene. A quanto pare, mamma, tu mi vuoi più bene. Perché si è dimenticato di me? Dora, mia figlia! Papà, pensavo fossi lì a parlare con Eduarda. A dire la verità, ti ho visto qui a parlare con tua madre. Mi ha dato un po' di coscienza, sai? Figlia mia, volevo scusarmi con te. Credo di essere stato molto scortese con te. Non dovrei farti questo, sai? Sono solo con Eduarda, mia figlia. Perché volevo che tu avessi una visione materna, capisci? E avere almeno una donna dalla vostra parte. Cercate di capirmi? Sto cercando di fare tutto il possibile per aiutarvi. So che è molto difficile per noi perché tua madre se n'è appena andata. Ma papà... Isadora! Isadora, cerca di aiutarmi, figlia mia. Cercate di parlare un po' di più con Eduarda. Prova a parlarle. Mia figlia Eduarda vuole solo te. Per favore, aiutatemi. Ok, bene. E un'altra cosa. Papà promette che non ti lascerà più da solo, ok? Mi dispiace di averti fatto questo. Sì, papà. Ma prometti che sarai qui per me, per tutto? Sì, figlia mia. E ora? Andiamo. Oh, amore mio. Ci sei? Ciao, amore mio. Ciao, bambina mia. Tesoro, Isadora ha ricevuto una cosetta dalla zia prima. Vero, Isadora? Ciao, amore mio. Ciao, bambina mia. Papà sa che ti stai scusando con me. Ma mi scuso sempre con te. E ti amo molto. Anche lei ti ama. Papà! Isadora! Ne abbiamo già parlato, vero? Sì, papà. Mi dispiace. Isadora, non devi scusarti con me. Chiedere scusa a Eduarda? Lo farai? Mi dispiace, Eduarda. Aspetta, non ho sentito bene. Puoi farlo di nuovo, figliola? Mi dispiace, Eduarda. Mi dispiace. Ti chiedo davvero scusa, figlia mia. So solo che eri geloso di tuo padre. E anche interessato ai miei risparmi. Cosa? Vero, Isadora? Ho trovato i miei risparmi nascosti dietro il tuo guardaroba. Era semplicemente più facile per voi chiederlo a me. La mamma te lo dava sempre. Mia zia deve essere una bugiarda. Mi ha superato prima e ti ha lasciato. Eduarda, per quanto tempo hai intenzione di ingannare tuo padre? Inventare bugie per tutti? Devi crescere. Tua zia non è nemmeno venuta a trovarti. Isadora, andiamo. È così, Isadora? Perché non è possibile che tu stia facendo questo, Isadora? Sapete cosa otterrete? Sarà in punizione. Salite subito in camera vostra. Calmati, papà. Parliamo. Sta mentendo. Isadora, non si parla più. Salite in camera vostra. Sono molto deluso da te. Sei in punizione? Mandalo a me. Papà! Isadora, vieni su. Papà, no. Potrei sempre parlare. Ma dobbiamo parlare seriamente di Isadora. Renan, non so cosa stia succedendo a Isadora. È per via di sua madre. Ma lo sistemerà, vero? Sono sicuro che si ricrederà. Amore, sai cosa penso che dovremmo fare? Quando Isadora tornerà, sceglieremo, ok? Vi piacerà. E sarà super educata. Hai ragione. Ne ha davvero bisogno. Deve migliorare. Ho detto, amore mio, è l'opzione migliore che abbiamo. Renan, qualcuno ha bussato alla porta. Vedrò chi è. Un momento. Ciao, sorella mia. Come stai? Va tutto bene? Ma sono arrivato presto e ho portato a Eduarda dei risparmi. E sono tornato per averne ancora. Hai portato i risparmi di Eduarda? Ma cosa vuol dire? Non te l'ha detto? È perché io e mio marito ti amiamo. Quindi sta cercando di aiutarvi. Oh sì, l'ha fatto. Ho una testa davvero brutta, sai. Ma sorella, grazie mille. Questo ci aiuterà molto. Non c'è bisogno di ringraziarmi? Spero che tutto vada meglio per te. Ora vado. Addio. Ciao, sorella. Con Dio, capisci? No, non può essere. Non può essere. Non è giusto. Ma mia madre può crederle. Non è giusto. Dovete fare qualcosa. Pensare, pensare, pensare. È tempo di pensare. Sei tu che mi aiuterai, non è vero? Amore mio, chi era? Ah, amore, non era nessuno. Non era nessuno. Quindi lasciate che ve lo dica. Guardate qui. Questa è un'ottima scuola militare. È anche interno. E Isadora si troverà benissimo lì. Sono felice che abbiate trovato la scuola. Amore, ma volevo anche farti una domanda. Voglio che tu sia molto onesto con me. Come va, amore? Mi fai piangere. Ho paura. Ah, amore mio.
Che cos'è? No, amore mio. No, non lo è. Ascoltatemi, per favore. È vero che hai trovato dei soldi nel guardaroba di Isadora? Certo, amore mio. Che domanda. Perché dovrei mentirti? Sì, Edoardo. Perché non credo che mia figlia sarebbe in grado di farlo. Amore mio, non ti mentirò mai. L'hai visto? Te l'avevo detto che non avrebbe mentito. Stai mentendo? Ti dice di camminare. Stronzate. Edoardo, alzati. So che sai camminare così. Sai che sto dicendo la verità? Sapete una cosa? Vi racconterò tutto per davvero. È un miracolo, amore mio. Cammino di nuovo. Sono passati più di 3 giorni. Il medico dice che è un vero miracolo. Il miracolo è che è una bugiarda. Sta mentendo, papà. Amore mio, sta mentendo. Sì, è vero. Edoardo, lascia che ti chieda una cosa. Ho visto la bottiglietta di soldi che mia sorella ti ha dato prima. Proprio come questo. Una bottiglia? Oh, sono i miei risparmi. Te l'ho già detto. Edoardo, stai mentendo. Non lo sono. Sapete perché? Mia sorella ha appena lasciato qui quei risparmi. E ha detto di averla lasciata a te prima. E ho visto una bottiglietta proprio come questa. Dove? No, in realtà è stato solo un malinteso. Lasciate che vi spieghi. Non spiega nulla. Papà voleva solo quei soldi. Ragazza maleducata, chiudi la bocca. Non si dice a mia figlia di stare zitta. Neanche lei tratta mia figlia in questo modo, vero? Amore mio, mi dispiace, Edoardo. Ci sentiamo per una chiacchierata. State calmi. Vai. Esci subito da casa mia. Non ti voglio più nella mia vita. Andate via. Un momento. Cosa stai facendo? Ti sei pentito di avermi gridato contro? Dammi i soldi di mia sorella. E vattene subito da casa mia. Andate via. Edoardo, vattene subito. Edoardo! Scusa, vedi? Papà, avrei dovuto fidarmi di te. Forza, papà. Volevo solo aprirvi gli occhi. Mi dispiace molto, ok? Ora mi fiderò di te. Ci fidiamo di qualcun altro. Salute.